ma che è stato definito uno degli uomini più sexy del Festival di Sanremo. Non so cosa ne pensiate voi, così lontano. Mattina Lombardia prosegue su Radio Lombardia, Lombardia Channel, con la nostra ospite Camilla Marinoni, che è floriterapista. Io vi ho già postato sulla pagina Facebook di Mattino Lombardia, florialcani.it, per contattarla. Allora, noi stiamo parlando dei fiori di Bach. Ti risulta intanto che Giuliano Palma fosse uno degli uomini più sexy, così fra donne, che pur parla fra femmine? Non ho visto una puntata di Sanremo. Di Sanremo, non è che ti sei perso tantissimo, devo dire. Però, insomma, cominceranno ad arrivare poi leggevo i tweet, ecco. Può bastare, per quest'anno può bastare. Allora, stiamo parlando di fiori di Bach, perché sono un grandissimo strumento, sono tempi difficili, è vita intensa e quindi ci vuole un grande strumento. I fiori che ci aiutano proprio a superare meglio i momenti difficili. Abbiamo parlato di che fiori, per esempio, daresti per una perdita di lavoro. Per esempio, le donne che sono espertissime di fiori di Bach, nel senso che lo sanno che ci sono più degli uomini, sì. Forse. Sì, ecco, sì, le donne si mettono più in discussione degli uomini. Si mettono più in discussione. Quando c'è la fine di un amore, immediatamente fiori di Bach, neanche starvi a pensarci. Allora, finisce un amore, che fiori si può? Dipende da come si reagisce. Allora, la fine di un amore è, come parlavamo prima, un licenziamento, è un lutto, e spesso e volentieri è un grande lutto. Mm-hmm. Quindi, come il lutto, ci sono delle fasi da superare. La prima fase di solito è la rabbia, la rabbia verso la persona, certo, che si è abbandonato. E questo è uno dei fiori, è Holly, mm-hmm, è il fiore dell'amore, nel senso che abbiamo questo, anche se è una rabbia inconsulta, perché magari è stata una cosa, una scelta, certo, però siamo molto arrabbiate, quindi Holly potrebbe essere il primo fiore. Un altro fiore è Star of Bethlehem. Star of Bethlehem è un fiore che aiuta a elaborare il lutto e a dirgli addio e andare avanti. Walnut è un fiore molto, molto interessante, secondo me. Ho fatto fatica ad apprenderlo e a capirlo, perché walnut è un fiore che è per il passaggio, quindi il passaggio da quello che conoscevamo a affrontare una nuova via, una nuova strada. Oltretutto, oltre a essere un fiore di passaggio, è anche un fiore che ci protegge, perché in questi momenti noi siamo molto influenzabili. Sì, da quello che ti dicono le, esatto, amiche, gli amici. Amiche, esatto. E questo fiore ci fa andare e non ascoltiamo nessuno, andiamo per la nostra strada, perché tanto noi lo sappiamo cosa è, certo, buono per la nostra noi. Vita profonda. Assolutamente lo fa, esatto. Sì. Siamo tristi. Perché poi spesso la delusione non ti fa sentire il reale sentimento che hai ancora per, no, l'altro, cioè quello. Sì, noi potremmo essere tristi, siamo disperati, se c'è Sweet Chestnut, che è il fiore della disperazione, è un fiore che amo molto, che ho usato molto nella, uh-huh, mia vita, perché è quel fiore che ti aiuta, è il momento in cui tu ti senti come se fossi in un pozzo nero, e questo fiore ti aiuta a rivedere la luce, a uscirne, e ti fa uscire con una elaborazione di questo... di questo dolore. Esci che sei molto più arricchita e sì, molto più ricca e molto più consapevole. E quando una persona in realtà non ha ancora fatto un percorso di vita che ti portano poi ad avere dei risultati, no? Cioè, ci sono delle cose che sono lì incancrenite e che ti porti dietro, quindi traumi non risolti, una personalità non sviluppata al 100%, non sono le varie fasi della crescita. Allora, non è detto che uno a 60 anni le abbia fatte tutte e tre. Cioè, no. Anzi, di sti tempi, proprio lo dico sempre, mancano gli adulti in questo paese. Assolutamente. Che fiori, sì, consigliamo? Allora, no, questa cosa è bella, perché a volte mi rendo conto che questa società noi non affrontiamo, è molto superficiale. Sì. Secoli, anni fa ho tenuto una conferenza su questa cosa, proprio della superficialità di questa, che non ci permettiamo. Finisce un amore, inizia subito un altro. Adesso, visto che parliamo di, sì, amori, sì, 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 non permettiamo di elaborare, non permettiamo a noi stessi di essere tristi. È vero. Tornando a Star of Bethlehem, è una cosa che è successa a una mia cliente. Lei ha avuto 50 anni, è un manager, 12 ore di lavoro, cose così. Ha avuto una serie di lutti di amici molto cari. L'ultimo, una sua amica che amava molto, è morta, e lei dice: vabbè, la vita, andiamo avanti. Veniva da me, sta facendo con me il corso, ha detto: prego tutti, prendo Star of Bethlehem, supero il dolore.
Stare a Betlem, i fiori sono, come dicevo prima, molto infidi, nel senso, cosa ha fatto? L'ha fatta fermare, lei è stata, non ha più forze, si è presa una settimana, è andata... Perché aveva bisogno di pensare, esatto, certo. Ha salutato la sua amica e tutti i suoi amici che sono morti e si è permessa di piangere e ricordare i bei tempi. Una fase del lutto che noi non passiamo mai è appunto quando muore una persona, cosa facciamo? La seppelliamo, andiamo in chiesa. E questo anche l'amore, la perdita del lavoro, c'è tutto quello che ci accade. Non ci permettiamo, passiamo da un amore all'altro senza vivere e capire. E questo non ci fa bene. Esatto. C'è un fiore che è Chestnut Bud che ci permette di ci aiuta a rallentare ed apprendere dagli errori dagli nostri errori. Quindi da imparare le lezioni che ci portano. Chestnut Bud. Bud. Ecco, yes. Questo secondo me è fondamentale. Prendere dagli errori del passato. I politici dovrebbero cominciare. Ecco. Loro avrebbero 38. Ecco, infatti. Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo. Purtroppo dobbiamo chiudere perché abbiamo una serie di ospiti infinita anche questa mattina. Camilla Marinoni, però ridai il tuo sito. Allora, il mio sito è www.fiorearcani.it e sono su tutti i principali social media, da Facebook, Twitter, Google Plus. Perfetto, poi. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie perché a te. I fiori sono importanti, lo so, quindi ci tenevo ad avere un esperto qui con me, poi c'è l'arrivo della primavera che a me sbarella un po' sempre, quindi tocca walnut. Walnut, perfetto, grazie. Allora adesso John New